meravigliosa storia del trapianto di cuore a Napoli e la cronaca ricca di particolari che racconta il primo trapianto di cuore eseguito a Napoli il 15 gennaio del 1988. Protagonista del trapianto, passato alla storia come il primo intervento del genere nel sud Italia, è il professor Maurizio Cotrufo. Cardiochirurgo, se non è nato cardiochirurgo non diventerà mai cardiochirurgo. Perché? Non perché sia un uomo eccezionale, ma perché occorrono delle caratteristiche che o ci sono o non ci sono. E queste sono, prima di tutto, la ricerca del rischio, l'amore per il rischio, la sfida, la guerra con la morte e con la malattia, nella quale uno si pone nell'abito di un guerriero che affronta la battaglia e la deve vincere. Cotrufo, insieme a Giampaolo Porreca, sono i due autori del libro edito da Tullio Pironti che sta suscitando sempre più curiosità fra i lettori. Il giorno 3 ottobre c'è stata la presentazione a Palazzo Toledo a Pozzuoli, organizzata dal professor Flavio Cerasuolo e presentata dal giornalista Ettore De Lorenzo. Ecco, io mi sono sempre chiesto come fa un cardiochirurgo a vincere le proprie emozioni quando è a che fare con la vita. È la cosa più preziosa che abbiamo sotto le sue mani. Come nasce l'idea di questo libro a quattro mani col professor Cotrufo? L'idea è quella, diritti d'autore, copyright al professore Cotrufo, è quella di incrociare la sua storia personale di grande cardiochirurgo e di grande operatore della sanità sul versante cardiovascolare con la memoria di uno che è stato suo collaboratore sin dall'inizio. Puntando non tanto alla esperienza del trapianto di cuore come punto di partenza, ma al traguardo del trapianto di cuore come punto di arrivo di questa storia oggettivamente emblematica, oggettivamente sontuosa, che è stata la cardiochirurgia a Napoli. Lo sfondo c'è la città di Napoli, quando ha influito, quando ha incoraggiato su questa equipe? Credo che la città di Napoli sia una protagonista, non soltanto uno scenario di questa storia. E questa storia nasce, ripeto, in questo giorno di gennaio dell'88 proprio perché la Napoli anni 80 quella che è protagonista ed è una Napoli, se mi consentite, più positiva, più propositiva, più gentile, più disponibile all'avventura e all'avventura dei singoli talenti che non quella attuale. Era una Napoli che aveva da sperare, oggi forse è una Napoli che ha da disperare. Professor Maurizio Cotrufo, lei ha detto che una storia di trapianto in questo modo poteva svolgersi soltanto in una città come Napoli. Per quali motivi? Per vari motivi. In primo luogo Napoli è una città meravigliosa, ma unica per le difficoltà che offre a chiunque vuole compiere un'impresa nuova. E quindi tutte le difficoltà che abbiamo avuto, prima per avere il permesso a fare il trapianto e poi per organizzarci per fare il trapianto. Però è una città anche unica per quanto riguarda la partecipazione popolare, la partecipazione dei media. La mia campagna per riuscire a fare il trapianto è stata vinta perché avevo con me tutti i giornali, le televisioni, il popolo, la politica. Quindi è una città che accanto a degli aspetti negativi ne offre però tantissimi positivi. Questo dà calore, e questo calore è quello che ha animato il libro. Questo calore non l'avremmo mai trovato a Milano o a Torino o a Padova. Lì queste cose vanno avanti diciamo nella routine. Da noi invece sono sobbalzi di emozioni.
Avrà sicuramente tanti ricordi, ma un solo ricordo di quella giornata. Il ricordo di quella giornata è quando il cuore che avevo impiantato è ripartito. Quello è stato il ricordo più bello.